Caso Moro, una nuova testimonianza anticipa l'ora di ritrovamento del corpo quel 9 maggio 78, circostanza però difficile da provare. Marco Bariletti. Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Sono le 12:13 minuti del 9 maggio del 78 quando Valerio Morucci chiama il professor Franco Tritto. Le Brigate Rosse indicano il luogo dove ritrovare il cadavere di Aldo Moro. L'ultimo atto del rapimento Moro, per la cronaca, è sempre cominciato in quel preciso istante, le 12:13 minuti, almeno fino ad oggi. In via Caetani sono arrivato più o meno 11:10, 11:15. Vitantonio Raso faceva l'artificiere, fu il primo ad arrivare in via Caetani. Oggi colloca il ritrovamento della Renault 4 ben due ore prima di quella telefonata e ricorda bene le ferite di Moro. Il sangue non era un sangue aggrumito, un sangue, per me poteva essere un sangue di massimo due o tre ore. Quando io mi sono avvicinato all'onorevole Cossiga e a tutto il suo staff, ho notato che loro non si sono dispiaciuti affatto, come una cosa che loro già fossero così a conoscenza. I ricordi di Maurizio Piccirilli però non coincidono con quelli dell'ex militare. All'epoca viveva lì vicino e fu il primo fotoreporter ad arrivare e a piazzarsi su un tetto di via Caetani. Da lì praticamente vivemmo, intorno alle 13, tutta la sequenza drammatica che portò proprio al ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Lei era passato di lì prima col cane, quindi esclude che alle 11 ci fosse. Alle 11 in via Caetani non c'era nulla, c'era il solito viavai di tutti i giorni. Sul caso Moro spunta una nuova verità dopo 35 anni. Secondo nuove testimonianze, il cadavere dello statista di C fu scoperto prima della telefonata delle BR. Al TG2 il racconto di quei momenti drammatici dell'allora sottosegretario agli interni, Clelio Darida, accompagnai io Cossiga in via Caetani, dice. Ed ora torniamo agli anni di piombo e al mistero del delitto Moro. A 35 anni da quel 9 maggio del 78 un artificiere rivela: Cossiga era in via Caetani due ore prima della telefonata delle Brigate Rosse. Fabio Chiucconi. Forse va in parte riscritta la storia del ritrovamento del corpo di Aldo Moro nella Renault 4 rossa in via Caetani il 9 maggio di 35 anni fa, e va riscritta se risultassero riscontrabili le ultime rivelazioni di chi per primo scoprì quel corpo. Vitantonio Raso, ora in congedo, allora era artificiere, venne chiamato per primo ad intervenire su quella Renault 4 per controllare se all'interno ci fossero stati ordigni esplosivi nascosti dalle BR. Così mi chiese che cosa pensavo di quella macchina e dopodiché io dissi: signor ministro, questa macchina non mi piace e c'è da aprirla immediatamente. Nulla di strano nella storia che racconta l'ex artificiere nel suo libro, se non gli orari, perché secondo la sua versione fu poco prima delle 11 che venne scoperto il corpo dello statista, e sul posto c'era anche Francesco Cossiga, per nulla sconvolto da quel ritrovamento, dice Raso, come se fosse già stato a conoscenza della sconvolgente notizia. Io onestamente non ho visto una disperazione loro, e normalmente quando muore un compagno di lavoro, una persona cara, uno rimane sempre un po' dispiaciuto, no? Invece no, è come se, ecco, la mia ipotesi così del tutto personale è come se loro già sapessero, insomma, ecco. E c'è poi un secondo punto che non coinciderebbe con la versione ufficiale dei fatti. Fino ad oggi si sapeva che Cossiga era giunto a via Caetani solo poco prima delle 14. E poi c'è la telefonata del brigatista Valerio Morucci al collaboratore di Aldo Moro, annunciava l'esecuzione dello statista democristiano. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Questa telefonata avviene alle 12:13, dunque più di un'ora e mezza dopo che l'ex artificiere dice di aver riconosciuto il corpo di Moro. Aggiunge anche altri dettagli, come quello di una lettera presente nel sedile anteriore della Renault 4, prelevata da un suo collega, ed oggi si chiede che fine abbia fatto quell'ultima missiva. Lo statista ne scrisse tante durante i 55 giorni di prigionia. Vitantonio Raso non è mai stato interrogato dai magistrati e dopo 35 anni ha deciso di parlare per dire la sua versione dei fatti. Sentiamo adesso la testimonianza di Clelio Darida, all'epoca sottosegretario agli interni. Ricorda il momento in cui apprese da Cossiga la notizia del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Elena Malizia. Stavo svolgendo il mio lavoro, la porta si aperse improvvisamente ed apparve Cossiga stravolto e mi disse: hanno trovato il cadavere di Moro. Lei si ricorda che ora era?
guardi, tendenzialmente io direi fra le 11 e le 12. Quindi presumibilmente prima di quando arrivò la famosa telefonata delle BR alle 12 o qualcosa? Beh, guardi, la telefonata delle BR io non so a che ora sia stata fatta. Quello che posso ricordare è che appunto questo particolare, poi piombammo tutti sul posto e lì ci fu questo spettacolo purtroppo indimenticabile di Moro ucciso, piegato in una rannicchiato nell'angolo, eccetera. Secondo le rivelazioni ultime di questo artificiere, Cossiga non sembrava sorpreso ed è plausibile secondo lei che fosse già stato lì, che fosse stato lì due volte? Io lo escludo completamente, perché fra l'altro quando arrivammo già c'era folla, c'era già gente, c'era già la polizia. Io ero nella macchina di Cossiga, quindi sono arrivato con Cossiga. Posso testimoniare personalmente che Cossiga era stralunato, insomma, ecco. Ma sull'ora specifica io tenderei a un'ora, diciamo, fra le 11 e le 12, forse più le 12 che le 11, ma non oltre. E a 35 anni dall'omicidio di Aldo Moro sembra spuntare una nuova pista. Il cadavere dello statista non sarebbe stato ritrovato in via Caetani dopo la famosa telefonata delle Brigate Rosse, ma un'ora prima. Questo quanto scrivono in un libro gli artificieri che controllarono l'auto. Romolo Sticchi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Fino a ieri questa telefonata segnava la fine del sequestro Moro. Erano le 12 e 13 del 9 maggio del 78. Le Brigate Rosse dicevano che il corpo dello statista era stato lasciato in una Renault 4 rossa in via Caetani a Roma. Ma forse questa storia deve essere riscritta. Forse le autorità avevano trovato il corpo di Moro più di un'ora prima, intorno alle 11, quando fu portato sul posto Vitantonio Raso, all'epoca giovane artificiere degli antisabotatori. Lo racconta lui stesso, dicendo che arrivò in via Caetani proprio intorno a quell'ora per un intervento su un'auto sospetta. E mentre osservava la Renault 4, racconta, arrivò l'allora ministro degli interni Cossiga, che gli chiese di tenerlo informato prima di andare via. Poco dopo, Raso scoprì la presenza del cadavere di Moro e avvisò Cossiga che, racconta l'artificiere, non sembrò stupirsi della notizia. Secondo le fonti ufficiali, Cossiga sarebbe giunto in via Fani intorno alle 14. Evidentemente, se l'ultima versione fosse vera, più che di un arrivo si sarebbe trattato di un ritorno sul luogo del ritrovamento. E sulla doppia versione ci sono anche le dichiarazioni dell'ex ministro socialista Claudio Signorile, che ricorda come quella mattina fosse da Cossiga al Viminale, quando la radio delle forze dell'ordine annunciò un'auto sospetta a via Caetani. Poco dopo Signorile udì parlare di nota personalità. A microfoni spenti l'ex ministro pare sia stato più preciso. Saranno state le 10 e 30 del mattino, avrebbe detto. Continuiamo con le notizie del nostro telegiornale sul caso dell'uccisione di Aldo Moro. A distanza di 35 anni arriva un nuovo clamoroso risvolto. Il corpo dello statista Remo Cristiano sarebbe stato ritrovato da Cossiga, allora ministro dell'interno, 2 ore prima della telefonata intercettata del brigatista Valerio Moriucci. Una tesi che emerge dalle dichiarazioni di Manlio Castronovo, che era l'antisabotatore che lavorò sulla Renault rossa che conteneva il corpo dello statista e afferma di essere stato appunto presente. Sul caso Moro, a distanza di 35 anni, un nuovo clamoroso risvolto. Quando alle 12.13 del 9 maggio 1978 la telefonata intercettata di Moriucci e Faranda annunciò al professor Tritto, collaboratore dello statista democristiano, l'avvenuta esecuzione, il luogo dove sarebbe stato ritrovato il cadavere, c'era chi aveva già trovato la Renault 4 con corpo di Aldo Moro da almeno 2 ore. Lo rivela uno degli antisabotatori chiamati sul posto prima delle 11 di quel 9 maggio, Vitantonio Raso, che già in passato aveva scritto un libro sul tema, senza però chiarire la questione degli orari. Per Raso, tra coloro che sapevano, c'era sicuramente l'allora ministro dell'interno Cossiga, che si recò almeno 2 volte in via Caetani. Ci sarebbe insomma un buco di 2 ore, secondo lo Stato, insomma seppe della morte di Moro e poté essere sul posto già poco dopo le 10 del mattino, mentre il paese lo seppe ufficialmente qualche ora dopo, solo intorno alle 14. Vitantonio Raso
stesso non è stato mai interrogato, una rivelazione che ha messo in moto la Procura di Roma. Il PM Luca Palamara vuole ora far luce sul giallo dell'effettivo orario del ritrovamento di Aldo Moro. Al momento si tratterebbe solo di un fascicolo con la dicitura atti relativi. Non si tratta di ipotesi di reato e senza indagati, ma sul caso Moro ancora una pagina oscura. Quando sono arrivato sul posto e che ho visto la macchina eccetera, mi hanno raccontato che c'è la macchina dove c'è l'onorevole Moro. Giovanni Circhetta, 80 anni tra pochi giorni, parla da Poggiardo, Lecce. Nel 1978 era a capo del nucleo bonifica ordigni esplosivi e residuati bellici dell'ottavo comando militare di Roma. Allertato dal sergente Vitantonio Raso, il 9 maggio arrivò in via Caetani alle 11, dunque almeno un'ora e un quarto prima della telefonata con cui le BR comunicarono la morte di Aldo Moro e il luogo in cui avevano lasciato il suo corpo. Nell'R4 rossa, sul sedile anteriore accanto al posto di guida, qualcosa attirò l'attenzione di Circhetta. Una busta, penso che sia stata una lettera, e un assegno, ma anche questo, anche Raso questo l'ha dovuto notare, perché l'abbiamo guardato tutti e due. Dovendo occuparsi solo di esplosivi, Circhetta non ne diede conto nel suo rapporto e mai è stato sentito da un magistrato in 35 anni. Come faccio a rivolgere ai magistrati quando ho finito il mio lavoro e ho consegnato la macchina a carabinieri e a polizie che stavano là? Il mio lavoro era finito là. L'altro artificiere, Vitantonio Raso, anche egli mai sentito, sul caso Moro ha scritto di recente un libro e ora con un'intervista al sito vuotaperdere.org, rilanciata dall'ANSA, riferisce che l'allora ministro dell'interno Francesco Cossiga avrebbe assistito alla prima identificazione del corpo attorno alle 11, ben prima dunque delle 14, come era stato finora documentato dalle immagini. Sui misteri mai chiariti del sequestro e dell'omicidio del presidente DC, la Procura di Roma ha da poco riaperto l'inchiesta. Riaprire il portellone di quella Renault 4 è come riaprire il baule dei segreti più terribili della storia d'Italia. Oggi una serie di testimonianze rivelano che sulla fine di Aldo Moro i misteri sono lontani dall'essere risolti. Le parole sono quelle di due artificieri che intervennero in via Caetani, pieno centro di Roma, la mattina del 9 maggio 1978 e che scoprirono il cadavere del presidente della DC, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo nell'agguato di via Fani, che costò la vita a 5 uomini della scorta. Sono parole che dicono un'altra verità, non quella ufficiale. Arrivai in via Caetani perché ci avevano segnalato un'auto sospetta poco dopo le 11 del mattino, racconta così Vitantonio Raso, allora sergente del nucleo artificieri. C'erano già diversi fra poliziotti e carabinieri e c'era anche l'allora ministro dell'interno, Cossiga. Cominciai a lavorare intorno e dentro a quell'auto. Mi accorsi che nel baule c'era una coperta che copriva qualcosa. Pochi attimi e riconobbi il cadavere dell'onorevole Moro, il sangue ancora fresco sulle ferite d'arma da fuoco, come se l'avessero ucciso da poco più di un'ora. Fui io, dice Raso, a dire a Cossiga e agli altri che si trattava di Moro. Non avevano l'aria di essere stupiti. Un'altra testimonianza, raccolta dal giornalista dell'ANSA Paolo Cucchiarelli e dallo scrittore Manlio Castronuovo, è quella di Giovanni Circhetta, nel 1978 maresciallo degli artificieri e superiore di Vito Raso. Anche lui racconta verità finora nascoste, ad esempio che qualcuno aveva aperto la Renault 4 prima dell'arrivo degli artificieri e che su un sedile c'era una busta con alcune lettere, di cui però si è persa ogni traccia. E alla domanda sul perché si siano decisi a parlare solo ora, 35 anni dopo, dicono: nessun magistrato ci ha mai chiamati, tutti sapevano chi eravamo, abbiamo persino ricevuto i complimenti dei nostri capi. Attenzione agli orari. I due artificieri assicurano di essere intervenuti appena dopo le 11. La prima telefonata delle Brigate Rosse per avvertire dove trovare l'auto col cadavere di Moro è delle 12:13. Forze dell'ordine e autorità cominciano ad arrivare in via Caetani intorno alle 13. Da lì comincia la storia ufficiale del giorno che segnò per sempre le vicende della Repubblica. La storia segreta, forse quella vera, bisogna ancora cominciare a raccontarla. Paolo Volterra, Sky TG24.